Xeon lancia il suo nuovo stabilizzatore per smartphone, il Cinepeer CQ5, che si va a posizionare come il più economico tra i principali brand e che sinceramente all'inizio mi aspettavo fosse l'ennesimo gimbal entry level, appunto per telefoni, per smartphone, ma che alla fine invece dopo un po' di test mi ha rivelato delle belle sorprese. Adesso ne parliamo. Bentornati o benvenuti sul canale, per chi non mi conoscesse io sono Jacopo, sono un videomaker e in questo canale vi parlo di quella che è la mia esperienza nell'ambito video e foto. Quindi se siete interessati all'argomento, beh, vi consiglio di iscrivervi. Xeon mi ha mandato il suo nuovo gimbal, il CQ5, come dicevo nell'intro, da provare in anteprima per appunto testarlo e crearci un contenuto ad hoc dopo la positiva esperienza che abbiamo avuto con il Webuild 3e, che nel caso te lo fossi perso ti lascio il link per andarti a vedere sia il contenuto vero e proprio che poi la mia recensione barra backstage. E vi dico già che in descrizione trovate il link per acquistare questo prodotto se dopo aver visto questa recensione lo trovate interessante e pensate che faccia al caso vostro. Nonostante ciò, la recensione che state vedendo l'ho fatta totalmente di mia spontanea volontà, senza che Xeon me la chiedesse, mi pagasse, né tantomeno mi imponesse di parlare bene di questo prodotto. Ho deciso di farle, di parlarne, perché come vi dicevo nell'intro, escono gimbal per smartphone come i funghi e quindi mi aspettavo il classico prodottino plasticoso con le solite funzioni, la sua app che al 99% delle volte non funziona, eccetera eccetera. E infatti per alcuni aspetti è così. A parte gli scherzi, ovviamente ci sono cose che non mi sono piaciute, che non mi hanno convinto, ma ce ne sono altre che invece mi hanno stupito, soprattutto come sono state gestite certe funzionalità di cui parliamo tra pochissimo. Ok, prima però facciamo una carrellata velocissima delle sue caratteristiche principali. Come peso e dimensioni, come potete vedere, più o meno rimane nella media, molto simile ai suoi competitor, se non per il fatto che da chiuso non è proprio compattissimo come ad esempio può essere l'Insta360 Flow o Flow Pro. Mentre questo braccio ha un blocco, questo da chiuso rimane libero. E questa cosa non mi fa proprio impazzire, mi dà un po' fastidio. Vale la stessa cosa per il range di movimento, come potete vedere è abbastanza ampio, se non per il fatto che la rotazione dell'asse del pan non è di 360 gradi, quindi a un certo punto si blocca come state vedendo in questo momento. Anche lui, come praticamente tutti i nuovi smartphone per gimbal che stanno uscendo, ha il collo estensibile, non so come si dica, cosa che io personalmente non trovo super utile, anzi forse lo rende anche meno stabile, però magari può essere utile per TikToker o comunque ha bisogno di riprendersi da solo e può leggermente regolare l'altezza, ecco. Una cosa che non mi ha convinto è il sistema di aggancio del telefono. Molti adesso hanno introdotto il MagSafe. Secondo me è una scelta intelligente dato che l'iPhone è lo smartphone più usato per girare contenuti, o comunque ci sono anche adattatori per farlo con altri telefoni, ecco. In questo caso invece abbiamo una semplice pinza con della tipo gomma che non mi fa impazzire. Un po' scivolosa, soprattutto io con l'iPhone 15 Pro devo per forza togliergli la cover perché sennò risulta troppo spesso e rischia di sguillare via. Chi ha il Pro Max penso faccia ancora più fatica ad esempio. Rimanendo in zona punti dolenti, la cosa che meno mi ha convinto e meno mi è piaciuta purtroppo è come sempre la sua app. Per carità, tutte le funzioni che troviamo negli ultimi gimbal per smartphone, hyperlapse, dolly zoom, foto panoramiche e chi più ne ha più ne metta, e anche soprattutto quelle di tracking, che oltre al classico quadrato che possiamo disegnare intorno al soggetto appunto per traccarlo, hanno introdotto anche dei gesti appunto per iniziare il tracking o avviare o fermare la registrazione. E addirittura anche i comandi vocali, che purtroppo, a parte l'avviare la registrazione, non sono riuscito a provare perché non ho trovato una guida che mi spiegasse quali fossero. Ehi Kami, start recording. Ecco, nonostante questo c'è poco da dire, è molto confusionaria, poco intuitiva, e se il gimbal, nonostante la sua plasticosità dei materiali, alla fine risulti un buon prodotto usandolo, purtroppo quando entri nell'app vedi proprio qualcosa di amatoriale. A partire dalle traduzioni, fatte a caso, e quello vabbè. E poi è piena di tutte quelle funzioni, chiamiamole smart, che ti guidano alla creazione di un video tramite dei preset già appunto preimpostati o dei movimenti che ti fa eseguire, tra virgolette, in automatico. Cose su cui hanno dato troppa attenzione, tralasciando secondo me quelli che sono i controlli principali che possono servire a chi crea video anche semi-professionalmente, e puntando praticamente zero sulla qualità dell'immagine, obbligando, comunque portando gli utenti a non usarla e a continuare a usare l'app nativa della fotocamera dell'iPhone o dello smartphone che sia, con la quale però, a parte il controllo del pulsante di scatto, perdiamo tutte le funzioni di tracking di cui parlavo prima. Anche se, e questa è la cosa che ho apprezzato di più di questo prodotto, il modo per sfruttare al massimo questo gimbal, quindi usando tutte le sue funzioni di tracking ma comunque registrando con l'app nativa di iPhone o quella di Blackmagic per avere il controllo sul logo e su tutti i settaggi,
c'è, grazie a questo modulo AI, che non è altro che un sensore dotato di intelligenza artificiale che con il solito sistema calamitato di Zhiyun va ad attaccarsi al gimbal. Purtroppo non abbiamo la possibilità di selezionare il soggetto con un tocco o disegnare il solito quadrato all'interno dell'app nativa di iPhone, ad esempio, per traccarlo. Però possiamo farlo tramite una serie di gesti che appunto permettono di traccare, ad esempio, il volto piuttosto che un punto specifico, avviare o fermare la registrazione o addirittura ruotare l'orientamento del telefono senza dover avere per forza le mani sul gimbal. Ad esempio, facendo questo gesto, il gimbal traccherà questo punto e mi seguirà. Facendo così lo annullo e facendo così, ad esempio, dovrebbe iniziare la registrazione, infatti. Ero super scettico inizialmente, non ho mai dato troppa fiducia a questi sistemi, però dopo averlo provato sul campo, anche in situazioni abbastanza diverse, devo dire che è più affidabile di quanto mi aspettassi. Oltre a questo, un'altra cosa che mi è piaciuta, e lo dico da utente non troppo frequente di stabilizzatori per smartphone, è l'algoritmo di stabilizzazione. So che sembra una cosa molto concettuale, molto astratta questa dell'algoritmo, però l'ho provata in diverse situazioni, correndo, a testa in giù, attaccato a un bastone estendibile, e in ogni caso mi sembra che abbia sempre retto molto bene il peso dello smartphone, l'immagine sia sempre stata pulita senza che abbia mai notato vibrazioni o comunque artefatti di altro tipo. Chiaramente gli smartphone sono molto più semplici da stabilizzare rispetto ad una fotocamera, dato il sensore più piccolo, il peso più leggero, eccetera. Però devo dire che sotto questo punto di vista non fa rimpiangere modelli più costosi di altri brand che ho avuto modo di provare. Più costosi perché arriviamo proprio ad un altro punto di forza di questo prodotto, il prezzo. Esatto, perché al lancio costa 99 euro la versione base e mi sembra 129-130 quella combo, conto comunque i 140-160 soliti dei competitor. È vero che, a parte l'app, ha qualche altra piccola limitazione, ma per quanto mi riguarda, per essere uno strumento entry level per chi usa smartphone per lavoro o per divertimento, secondo me quello che fa è più che sufficiente. Quindi per me Zhiyun ha fatto il suo. Ultimamente, fra gimbal e luci, sta tirando fuori dei prodotti, devo dire, niente male. Quindi questo è quello che penso di questo prodotto dopo averlo testato per un paio di settimane. Fatemi sapere cosa ne pensate voi nei commenti. Vi ricordo che se volete acquistarlo trovate il link in descrizione, link dal quale a voi non cambia nulla, ma io percepisco una piccola percentuale, quindi se avete intenzione di acquistarlo da lì vi ringrazio in anticipo perché sosterrete il canale. Non dimenticate di iscrivervi al canale e lasciare un like. Noi ci vediamo presto con un altro video.